Ciao amici, praticate anche voi qualche tecnica di rilassamento? Quale in particolare? Prima di proseguire fatemelo sapere nei commenti. Io pratico la tecnica guardare serie TV e mangiare gelato sul divano. Interessante, ma potrei mai consigliarla ai nostri amici? Se volete rilassarvi e ridurre lo stress, potete scaricare il regalo che ho preparato per voi. Spiego di cosa si tratta alla fine del video, quindi rimanete con me fino in fondo. Oggi vorrei parlarvi dei benefici della respirazione dello yoga e in particolare della tecnica del respiro oceanico, utilissima per combattere l'ansia, lo stress e il panico. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Tra le varie cattive abitudini che spesso pratichiamo senza esserne consapevoli, c'è anche quella di respirare in modo superficiale. Guarda che io respiro normale. Parlo di meccanismi di cui non ci accorgiamo. Siamo troppo poco spesso ancorati al presente e ci dimentichiamo di vivere semplicemente il qui e ora, e questo modo di essere poco centrati nel tempo e nello spazio ci porta a respirare troppo con il torace. Questo lo sovraccarica di un lavoro che non dovrebbe svolgere naturalmente. Nella respirazione yogica si dovrebbe invece respirare usando il diaframma, che è il principale muscolo respiratorio. La respirazione toracica può portare problemi anche a livello respiratorio, cervicale e posturale, mentre la respirazione diaframmatica può migliorare lo stato fisico e mentale. Nel sistema yogico la parte della respirazione si chiama pranayama. Con questo termine non si intendono solo le tecniche di respirazione, ma anche la sincronia tra il respiro e il movimento dei muscoli interni ed esterni. Tutto deve essere molto fluido, perché quando forziamo il respiro si crea tensione, come quando facciamo attività fisica intensa o viviamo uno stato emotivo di ansia causato da una situazione difficile. Qual è quindi la respirazione più efficace per allontanare l'ansia? Sicuramente l'Ujjayi, una delle più belle respirazioni yogiche. Che è una parola sanscrita, significa respiro vittorioso, respiro del cobra o respiro oceanico. Il nome deriva dal suono che si emette durante il respiro. Nella respirazione oceanica si inspira ed espira sempre attraverso il naso. Il respiro parte dal basso e riempie prima l'addome, poi la parte bassa del torace, poi la parte superiore del torace e poi, per concludere, il respiro lo si porta in gola. L'apertura tra le corde vocali si restringe e crea un suono simile alle onde dell'oceano. Questa respirazione ha diversi benefici. 1. Calma la mente e le tensioni emotive. 2. Scalda il corpo, per questo viene usata nella pratica dello yoga. 3. Migliora la pratica dello yoga rendendo il corpo più fluido. 4. Predispone alla pratica di allungamento dei muscoli. 5. Serve a essere più centrati e non disperdere energie verso l'esterno. Del resto, se ascoltiamo il nostro respiro, ci racconta molte cose. Fare la respirazione al mattino al risveglio è molto efficace, ma ogni momento del giorno va bene per respirare 20 minuti con calma. Bene amici, oggi abbiamo visto i benefici della respirazione oceanica. Per vedere tanti altri video sul benessere, la salute naturale e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Se amate leggere, trovate in descrizione il link ai miei libri ed ebook. Bene, per chi è arrivato fin qui, ecco il mio regalo. In descrizione o nella piccola i qui in alto c'è un link per accedere gratis alla mia meditazione antistress e tensione. Vivere bene è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.